penso che il passaggio da giocatrice a mamma sia stato veramente pazzesco, no? Sì, sì, grazie prima cosa, ma è una qualcosa di completamente diverso. Io ho sempre, diciamo, vissuto di pallavolo e adesso vivo di lei, quindi è proprio un cambiamento incredibile. La pallavolo mi manca tanto, però lei è qualcosa che non so spiegare. Essere mamma è... C'è poco da spiegare, guarda, c'è poco da spiegare, sì, credo. Perché sei la giocatrice che ha avuto 500 e passa presenze in nazionale, sei la giocatrice che ovviamente per un istante ha immaginato ed è stata anche proposta come portabandiera delle Olimpiadi di Londra, no? E quindi volevo chiederti se tu a quella particolare circostanza ci hai mai creduto fino in fondo che tu potessi portare la bandiera, e cosa hai provato soltanto immaginare di essere la giocatrice o comunque l'atleta più rappresentativa in un'Olimpiade. Ma tra l'altro, Leo, guarda, abbiamo pure delle immagini. Sì, guarda, abbiamo delle immagini, secondo me, che se tu le riesci a vedere. È evidente che la decisione la dovrà prendere il CONI e la prenderà più avanti, ma la Lega Pallavolo Femminile, ed è questo che abbiamo voluto testimoniare indicandovi anche il sito legavolleyfemminile.it, è quella che ha supportato la candidatura nel modo più originale. Che ci chiamano noi, dai, ci sto a favore. Fallo per noi, non sappiamo manco l'inglese. Video box dei palazzetti e la possibilità di incitare Lelo Bianco e di indicarla come possibile portabandiera. Vedete che si scatta la passione originale della gente dei palazzetti e della gente del volley. Vai Leo, saremo tutti con te a Londra 2012, tu davanti e noi dietro. Vai Leo! Anche noi fedelissimi di Urbino vogliamo Lo Bianco portabandiera. Portabandiera Lo Bianco! Anche noi vogliamo Lo Bianco portabandiera azzurra. Olè! Se non porta la bandiera Lo Bianco, mi chiedo chi possa farlo. Andiamo. Yeah! Vai Leo! Anche noi vogliamo Leo come portabandiera. Ciao Leo! 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 Allora, non sappiamo se sarà lei la portabandiera, di sicuro una medaglia d'oro alla Lega Volley Femminile se l'è aggiudicata. Vedi? Ecco qua Leo. Cioè, mi ricordo quell'anno, era incredibile perché ci siamo divertiti tantissimo, perché abbiamo girato i palazzetti di tutta Italia, e in genere all'inizio far partecipare a delle iniziative il pubblico che entra al palazzetto, vuole entrare, appena dicevamo che era per il motivo era per Leo portabandiera, si fiondavano in un milione di persone perché volevano partecipare tutti, quindi è stato un momento veramente bello, forse anche per te immagino, no? Ma io ce l'ho quel DVD, me l'avevate dato voi, credo, mi è capitato, perché poi a casa io ho tantissimi DVD di partite, di servizi, di cose, e un giorno mi è capitato di guardare un po' di questi e ho visto tutto quel DVD e mi sono fatta, a parte delle risate incredibili, eccola qua. Arrivata Emma! Emma! No! Quanta racconta! Guarda! Ciao Emma! Che bella che è! Ma guarda che spettacolo! Guarda che meraviglia! No, sei stupenda Leo, sei stupenda con questa bimba. Guardala, guarda che faccia che c'ha! Appena sveglia neanche piange. Sì, è una bestia. Sono tutti un po'... No, ma lei, guarda, in questo periodo è un po' più lamentosa perché sta mettendo i dentini. Ma in generale è proprio una bambina tanto sorridente, proprio incredibile. È vero? Vabbè, anche suo padre non mi sembra uno molto agitato, quindi voglio dire, ha preso a tutte e due molto bene da un punto di vista caratteriale, siete secondo me state sereni, ecco. Ma sì, no, suo padre è un pochino più esuberante di me come carattere, è sempre, però è sempre allegro, sempre, sempre, ha proprio un bel carattere, quindi... E quindi Leo, no, lei ha preso la differenza tra me e te, io con il cane e tu con la figlia. Sì.